Gentili telespettatori, buona giornata. Così David Parenzo, nella sua trasmissione sulla 7, L'aria che tira, ha acceso il timer con un orologio che va e dice: sono passati 6 giorni, 144 ore, 8640 minuti. È il tempo passato da quando il Premier non ha commentato l'inchiesta di Fanpage. L'inchiesta di Fanpage dove sinceramente si vedono due sezioni di partito, due sedi di partito, come si chiamano? Le sedi locali, esattamente non so come si possono, ogni partito le chiamerà. Due sezioni, sapete, la classica sezione dove c'è il partito. In questa inchiesta di Fanpage si vedono, c'è un'infiltrata, una giornalista di Fanpage che entra, diciamo che per mesi si infiltra in questo ambiente giovanile di Fratelli d'Italia, entra in due sezioni e riprende con la telecamera nascosta quello che succede quando le telecamere ufficiali si spengono. E quando le telecamere ufficiali sono accese c'è una narrazione. Quando le telecamere ufficiali si spengono comincia un'altra narrazione. Quindi con le telecamere accese i giovani di Fratelli d'Italia di quelle due sezioni sono impeccabilmente dei conservatori. Conservatori. Quando si spengono le telecamere si vede che questi impeccabili conservatori, la futura classe dirigente del partito, i giovani del partito, da impeccabili conservatori si trasformano in ragazzi e ragazze che inneggiano alla dittatura, inneggiano anche a delle cose tedesche della Seconda Guerra Mondiale, saluti romani, canti del ventennio. Diciamo che l'ambiente si trasforma, no? Cambia completamente. Molti si sono indignati. Formigli diceva nella sua ultima trasmissione sulla 7, diceva questo: oggi che è un partito dal 30%, ci sono dentro un sacco di persone che lo votano, c'è la casalinga, l'operaio, c'è di tutto, il nostalgico, quello che non ha nessun tipo di nostalgia. C'è dentro di tutto. In un partito del 30% gli elettori davvero sono vari. E Formigli si chiedeva: adesso che questo 30% di elettorato vede un servizio come questo, che cosa penserà? Perché non pochi sanno che a telecamere spente il partito che vuole accreditarsi come conservatore a telecamere spente è un'altra cosa. Formigli immaginava che questo scoop giornalistico avesse portasse a delle chissà quali conseguenze. In realtà qualche giornale di sinistra ne ha parlato, ma neanche tanto, nel senso che anche lo stesso Formigli immaginava che i giornali di sinistra poi avrebbero cavalcato allegramente questo servizio, ma qualche articolo il giorno dopo e poi non se n'è parlato più. Formigli dice: ma la Premier adesso che cosa dirà? Adesso era impegnata con il G7, finito il G7 dovrà dire qualcosa su questo servizio di Fanpage. E così Parenzo dice: sono passati 6 giorni, 144 ore, 8640 minuti e la Meloni non ha detto ancora nulla. Allora, per come ho imparato a conoscere Meloni tramite i giornali, i telegiornali, cioè non l'ho mai vista neanche da lontano io la Meloni, non ho idea davvero di cosa significhi vederla, incontrarla. Quindi dall'idea che mi sono fatto io sui giornali era ovvio che la Meloni non avrebbe mai risposto a un servizio di Fanpage. Prima di tutto perché la Meloni non risponde a queste cose.
lei quando la sinistra la accusa di qualcosa o accusa il suo partito o accusa la sua area politica, lei non risponde mai, lei è sempre dalla parte dei suoi e non risponde mai alle accuse, anche se poi magari sono vere, non risponde mai alle accuse della sinistra o alle richieste che fa la sinistra. E questo si è visto anche questa volta. È uscito il servizio di Fanpage dove mostra quello che vi ho raccontato e lei non ha commentato minimamente quello che è successo. Lo sapevo, non avevo dubbi che lei poi non avrebbe detto nulla. Mi stupisco che Parenzo ancora questo non l'abbia capito. Sono passati 6 giorni, ne passeranno 60, ne passeranno 6.000 di giorni, lei non commenterà mai questi fatti. Non solo perché li ha tirati fuori la sinistra, ma anche perché, parliamoci chiaro, la Meloni lo sa benissimo quello che succede tra i giovani del suo partito. La Meloni queste cose le conosce benissimo. L'idea che lei sia all'oscuro, che lei non sappia quello che succede nel partito che ha fondato, non ha senso. Lei sa perfettamente quello che succede. E se non ha mai fermato, se non si è mai opposta a quello che vi ho raccontato, significa che a lei va bene così, che per lei è giusto, che per lei deve essere così. Perché se lei non fosse stata d'accordo avrebbe fermato queste cose già da molto tempo. Quindi lei non dice nulla per 2 motivi. Primo, perché la sinistra le chiede conto e lei non risponde. E secondo, evidentemente, lei non risponde perché gli va bene così. Alla Meloni di quello che pensano alcuni sul fatto che inneggino al dittatore i giovani del suo partito, a lei, da quello che ho capito, non frega nulla. Lei dice è così e basta, se la gente mi vota vuol dire che io gli vado bene così, vuol dire che il mio partito gli va bene così. E parliamoci chiaro, l'idea che mi sono fatto è che agli italiani che hanno votato Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non frega assolutamente nulla che i giovani di questo partito facciano saluti romani o cantino canzoni del ventennio. Non gliene può fregare de meno, cioè non lo vedono né come un pericolo né un qualcosa di cui scandalizzarsi. Arrivederci a tutti e grazie.